La storia di questa cementificazione parte da lontano, qualche anno fa. Sì. E tu eri presidente del consiglio comunale. Per l'audio. Sì, ero presidente del consiglio comunale. E denunciavi già queste cose. Io non aderì all'idea della maggioranza, pur essendo in maggioranza, del piano strutturale comunale, perché mi sembrava assurdo già ai tempi, ancora prima della crisi edilizia, costruire 2500 nuovi appartamenti e moltissime aree produttive. Mi sembrava assurdo. Venivamo da due piani di riqualificazione in area nord, dove avrebbe dovuto espandersi la città e dove in effetti arriva il treno, il Civis sarebbe dovuto arrivare. Adesso invece si va a costruire in un'area che è completamente priva di servizi, un terreno vergine, agricolo, tra l'altro una zona bellissima di San Lazzaro, che verrà coperta, cementificata e dove verranno costruiti tantissimi alloggi senza che ce ne sia alcun bisogno, perché non c'è bisogno di case, c'è bisogno di rendere disponibili le case già esistenti e quindi sì, già dal 2009 io e anche altri abbiamo espresso la nostra contrarietà. La scelta di cementificare in modo così massiccio la frazione di Idice è una scelta di Macciantelli o dietro Macciantelli c'è qualcos'altro? Io non so cosa ci sia dietro, il dibattito democratico, il consiglio comunale c'è stato, non sono una dietrologa, senza dubbio ci sono degli interessi molto forti perché costruire in una zona dove c'è un'altissima rendita, perché è un'area pedecollinare di grandissimo pregio dal punto di vista urbano, perché è davanti alla collina, in una zona stupenda davanti al Parco dei Gessi dove non sarà mai edificabile per fortuna, è chiaro che sono zone dove si fa edilizia di pregio e che costa molto, quindi è chiaro che le pressioni sono molto forti. Non so cosa ci sia dietro, credo che sia poco lungimirante utilizzare il territorio, che è una risorsa finita, soprattutto nell'area di ricarica della falda acquifera, trovo che sia poco lungimirante perché non c'è bisogno di altre case e perché il territorio è un bene prezioso. C'è compattezza nel Consiglio Comunale tra i partiti che sostengono la maggioranza? Io non sono più nel Consiglio Comunale dal 2009. Posso dire che c'è dibattito all'interno dei due partiti che sostengono la maggioranza, sia all'interno del PD che di SEL, di cui io faccio parte, c'è un dibattito interno tra chi ritiene che si debba fare urbanistica per dare servizi, e io credo che i servizi debbano essere pagati con la fiscalità e non con gli oneri di urbanizzazione, e chi invece contrasta il consumo di suolo. Io forse sono un po', faccio parte della categoria di quelli un pochino più rigidi, per me il suolo è una risorsa preziosa e dovrebbe essere toccato, come dice la legge 20, soltanto quando non se ne può fare a meno, perché l'articolo 2 della legge 20 regionale del 2000 dice che non si deve costruire su terreno vergine solo quando non se ne può fare a meno. Si può fare edilizia, io non sono per bloccare l'edilizia, si può fare edilizia, riqualificazione, si può buttare giù, ricostruire, si può fare, si può rendere in una classe energetica migliore quello che già è esistente. Ci sono tanti appartamenti anni 50 energivori brutti da riqualificare, però non credo che costruire un intero quartiere tra Idice e la Cicogna su terreno vergine sia una risposta né lungimirante né costruttiva per la città. Quindi l'ultima domanda, i sanlazzaresi cosa guadagneranno e cosa perderanno da questa scelta dell'amministrazione comunale? Perderanno una fascia di territorio che non ci sarà mai più, perché una volta che uno costruisce non si rigenera il territorio. Forse guadagneranno qualche centro sportivo, come dice il sindaco, una scuola, per carità, non discuto, magari ci sono anche delle ragioni per andare avanti in questo modo. Io credo che si potrebbe recuperare il patrimonio esistente, non alienare i beni che si hanno, ad esempio, che anche questa è un'altra politica che si fa molto spesso, e fare dei servizi pubblici. Certamente la cittadinanza di San Lazzaro, per una manifestazione tra l'altro così creata con un porta a porta, sta rispondendo bene, e ci sono tante persone che hanno votato l'amministrazione attuale, perché non è solo la lista civica, ci sono tante persone di sinistra che non vogliono questa roba.
proprio territorio.